di scaglia per il Torino, in vantaggio il Toro al terzo minuto, fulminio contropiede del Torino, il gol di scaglia 1-0. Palla dentro, lo fa Consolini, arriva il pallone, il colpo di testa di Martinetti, Rolando Bianchi, 2-1, sempre Rolando Bianchi, gol 26 in stagione, è formidabile Bianchi, non sbaglia un colpo. E domenica notte, è passata la mezzanotte, il Torino è riuscito a qualificarsi alla finale di playoff per la promozione della Serie A, quindi mercoledì giocherà alle 20.45 in casa allo Stadio Olimpico contro il Brescia e poi domenica contro il Brescia però in trasferta. Gino Stripoli, iniziamo da te, che ormai sei in pieno sogno, ma la vita è sogno e i sogni aiutano a vivere. Dove? Qui studio? Qui stadio. Ma Lady Toro? Lady Toro. Realtà o sogno? Sei morto. È la realtà, il Toro ha vinto col Sassuolo, siamo in finale contro il Brescia. Grande Toro, grandissimo Toro. Ha fatto una partita impeccabile. Ma i giocatori del Toro prima erano dei fagnari? Assolutamente no. I giocatori del Toro da gennaio ad oggi sono stati esemplari per capacità psicologiche, perché era difficile entrare in un contesto difficile come quello torinista, dove c'erano polemiche, dove i tifosi non erano contenti. E invece questi giovani, presi da Petrachi, vari D'Ambrosio, D'Aiello, Statella, Scaglia, gente che è riuscita a stare anche al proprio posto, in panchina, in tribuna, entrando al momento giusto e facendo la propria parte, ha dimostrato di essere veramente della bella gente, gente da Toro comunque. Però bella gente, io ho visto le tartarughe di Bianchi oggi. No, comunque, vabbè. Bella gente. Come fai a non dire bella, a non dire bella gente a un personaggio come Scaglia? Bellissimo, bellissimo, l'editore lo ama, Scaglia ti amo, ho provato anche ad amare D'Ambrosio, mi ha liquidato di brutto. Oggi Scaglia fa... Gino lo ama Scaglia. Assolutamente sì. Quindi amiamo Scaglia, ti amiamo. Ha fatto la differenza, ma ha fatto la differenza come hanno fatto tutti la differenza in campo. Oggi è stata la vittoria del collettivo, sia all'andata che al ritorno contro il Sassuolo. A volte si dice, Bianchi, è merito di Bianchi che abbiamo vinto. No, è merito della squadra. Bianchi è il capitalizzatore, quello che finalizza veramente tutte le azioni ed è un grandissimo giocatore, forse il più importante che abbiamo insieme a Sereni. Però senza l'apporto degli altri e senza l'apporto dei vari Scaglia, Garofalo, Genevieve, anche Bianchi non potrebbe fare gol. A chi passa? Chi è che passa la palla a Bianchi? Le tartarughe. Sì, le tartarughe. A tartaruga Scaglia oggi è stato. E Bianchi ha segnato, è stato opportunista al punto giusto, è stato perfetto, come tutti i giocatori del Toro. Allora, a parte le tartarughe di Bianchi, cosa ti è piaciuto di questa partita? Beh, mi sono piaciuti i due gol, soprattutto per come sono stati preparati questi due gol. Quindi direi che nell'analisi della partita i due gol del Toro sono stati ben preparati, ben congegnati e sicuramente ben eseguiti poi alla fine. Quindi chi ha calciato poi in porta, Bianchi di testa e Scaglia col sinistro, hanno finalizzato bene, ma una buona preparazione per riuscire a centrare questa vittoria strameritata nell'arco delle due partite. Ecco, e mercoledì come dobbiamo affrontare il Brescia? Ma sicuramente il Brescia è un'altra squadra, un altro tipo di squadra, una squadra ancora più esperta del Sassuolo, perché uno ha dei giocatori di livello anche un po' superiore, direi, e due perché è abituata e quindi è una squadra di personalità ricca di giocatori appunto esperti, che affronterà la gara credo più o meno come il Sassuolo, ma con un atteggiamento tattico diverso, nel senso che si chiuderà ancora di più e lascerà campo a questi due attaccanti molto bravi che sono Caracciolo e Possanzini, quindi dobbiamo stare molto attenti. Dovremmo ripetere la stessa gara che abbiamo fatto in casa con il Sassuolo, con maggiore attenzione soprattutto nel non concedere campo che oggi abbiamo concesso al Sassuolo. Qual è la percentuale di possibilità? Io ho detto che il Brescia ha il 51% e il Toro il 49% per un semplice motivo, che è arrivata a terza in classifica il Brescia e noi siamo arrivati quinti, quindi solo per quello che dico 51 e 49. Scaramanzia? No, non è scaramanzia. Statistica. È anche consapevolezza, ma più che statistica è classifica, è anche consapevolezza che di fronte hai una squadra che è arrivata prima di te e quindi ha il vantaggio della classifica di campionato, quindi questo è che mi fa dire 51 e 49. E adesso, dato che ormai la mezzanotte è passata da mo', si torna a dormire? Buongiorno. Buonanotte. Buonanotte.
Buonanotte a tutti e buon risveglio e buona fortuna.